Solitamente in questo punto del video metto sempre una scenetta divertente o comunque qualcosa che faccia ridere. Questa volta vi devo chiedere aiuto per una cosa. Diciamo che ho un problema e non riesco a risolverlo. Come potete vedere, cambiando arma melee, ogni volta che la cambio fa questo glitch che non riesco a risolvere. Ho provato a cercare su qualsiasi forum qualcosa che perlomeno potesse aggiustare questo problema. L'unica soluzione è tornare indietro a un salvataggio vecchio e provare a vedere se non hai quel problema. Il punto è che non è una soluzione, perché se anche un altro salvataggio vecchio ha questo problema, comunque ti rimane. Quindi se voi conoscete una soluzione o conoscete un modo per risolvere questo problema, ditemelo, scrivetemelo nei commenti, perché è veramente fastidioso. Codsworth? Codsworth, dove sei? Tieni, ho un regalo per te. È una di quelle poche cose che puoi regalare a Codsworth e che se lo modifichi non puoi più mettergli. Codsworth, spero che tu sia felice ora. Ada, spero di aver risolto il tuo problema, perché se non combatti neanche così, allora ti devo mettere per forza qualche arma da fuoco. Visto che ci siamo, creiamo anche un'altra cosina. Vorrei crearmi un altro bel vestito. Ecco, fatto. E ci creiamo anche due nuove belle armi. Per questa ci serve l'assault rifle, per questa ci serve il combat shotgun. E vediamo come mi sta quest'altro nuovo vestito. Cappello a parte che leverò. Ora direi che questo vestito... direi che questo vestito mi dona tantissimo. Beh, non c'è male, non c'è male. Vediamolo in combinazione con qualche arma steampunk. Questo è il fucile e, devo dire, ha un aspetto incredibile. Che... wow, anche il suono è custom, è fighissimo. Questo è lo shotgun. È molto piccino, è molto piccino, devo ammetterlo. Wow. Però che colpi. Incredibile. Beh, con questo vestito almeno posso mettermi la giacca. Stona un pochino, devo dire, la giacca con questo vestito, perché lo copre. Ora sì che sono pronto ad andare in battaglia. Che tra l'altro, giusto curiosità mia, col costume di Grognak che cosa mi togli? Ok, mi togli un bel po' di roba e clippi con la gonna. Se tolgo la gonna però ci sta. Che tra l'altro quest'arma non ho neanche provato a modificarla, ma ci serve sempre fanatico di armi. E se provassi a potenziare l'Alien Blaster invece che cosa avremmo? Oh, ma guarda, il 3-barrel. Questo sembra interessante. O lo Z-barrel che insegue i nemici. Può essere un'idea. Mentre le armi steampunk anche loro hanno delle belle modifiche. Tipo guarda il caricatore che roba che è. O il catalyst che abbiamo trovato l'altra volta. Cioè voglio dire, guarda qua che roba. Cioè abbiamo uno shotgun che fa sanguinare i nemici. Meglio di così. Anche se il feritore, se voi vi ricordate la mia vecchia serie, la metterei su un'arma che, beh, è abbastanza veloce. Ad esempio questa, che usa le 10 mm. Sembra un buono scambio. Ma preferirei buttare feritore su un'arma con tante munizioni. Ad esempio un'arma che usa le 38. Facciamo questo scambio. Mettiamo sbilanciato al catalyst e feritore a quest'arma. E anche oggi si parte all'avventura. Siamo sempre più belli, tra l'altro. Paladino Dance, sono tornato. Paladino Dance, che gioia vederla sano e salvo, signore. Salve. Ha avuto fortuna? Missione compiuta. Abbiamo il trasmettitore. Finalmente una buona notizia. Ottimo lavoro, signore. È stato merito mio. Da solo. Mi ha aiutato la nostra nuova amica. Ciao. Le ho offerto un posto nella nostra squadra, ma non sono sicuro che accetterà. Nel frattempo può restare qui. A patto che non intralci il nostro lavoro. A patto che i miei companion non siano troppi. Ciao. Posto per te, non hai le palle per arruolare. Senti, stai zitto tu. Non mi interessa quello che vuoi. A me interessa quello che vuole lui. Sarebbe un onore. Voglio unirmi a voi. Sarebbe un onore per me. Siamo d'accordo dunque. Aelin, Rhys, diamo il benvenuto alla nuova recluta della squadra di ricognizione. Promette molto bene. E con la giusta guida credo che potrà diventare una delle migliori. Lo so, lo so. Grazie. Grazie. Non vi deluderò, promesso.
Non devi dimostrarmi altro. È bastato recuperare il trasmettitore. Dunque hai deciso di restare? Pensavo che ci avresti abbandonati una volta riscossa la tua paga. Senti, Rhys, non me ne frega niente di quello che dici. Ti dispiace che resto? Ti dispiace che resti? Forse. Ho già abbastanza problemi tra mutanti e gulferali. Non me ne servono altri. Rhys, allora vattene allora. Che ti piaccia o no, dovrete imparare a lavorare insieme. E tu devi capire cosa significa far parte della confraternita. Noi sì, non ma siamo non mi picchiare, per favore, Dance. Siamo un esercito. E abbiamo dedicato le nostre vite a far rispettare un codice etico rigoroso. Se vuoi restare nei nostri ranghi, devi obbedire ai nostri principi senza fare domande. Ah, beh, certo. Non c'è problema. Non c'è problema. Perfetto. Ti risparmierò la predica, dunque. E andrò dritto al punto. Ci sono solo due cose che chiedo a chiunque sia sotto il mio comando. Disciplina e rispetto. Stai al tuo posto. Lo sai bene che alla fine sarai tu a stare sotto il mio comando, vero? Semplice. Prima di lasciarti a Aelin e Rhys, che ti assegneranno i tuoi incarichi, c'è un'ultima cosa. Da questo momento in poi avrai il grado di iniziato. Yes! Il grado valido solo per l'addestramento. Non mi è concesso assegnare gradi superiori a questo. D'accordo, non c'è problema. D'accordo. Ottimo, soldato. Ad victoriam, iniziato. Non sai nemmeno cosa significa. Ad victoriam anche a te. Aelin. Ad victoriam vuol dire alla vittoria. Noi non accettiamo la sconfitta, perché ci battiamo per il futuro dell'umanità. Il nostro grido di battaglia è più potente di qualsiasi arma tu possa impugnare. Ne sei sicuro? Ho armi grosse così io. Fai rapporto a Aelin o a Rhys per il tuo prossimo incarico. Voglio che te ne stia buono per un po', Rhys. Quando quei gulferali ci hanno attaccato, te la sei vista brutta. È vero, sei un coglioncello, sappilo. Sono in grado di badare a me stesso. Ho visto. Detto di riposare. Questo significa niente pattuglia a lungo raggio né ricognizioni fino a nuovo ordine. Mi hai capito, cavaliere? Sì, signore. Capito? Quindi, evita di fare lo stronzo. Adesso basta. Qual è il tuo gioco? Spero di non averti offeso di nuovo. Offeso? Ma che? Sto solo cercando di capire chi sei. Non sei il classico militare. Agisci per conto tuo. Già, lo so. Non riesco a capire che cosa ci fai ancora qui. Se hai avuto quello che volevi, perché non te ne vai? Chissà, forse siete il modo migliore per trovare mio figlio. Per me la confraternita potrebbe essere il modo migliore per trovare mio figlio. Beh, mi sembra abbastanza valida. Oh, finalmente hai capito, eh? Senti, ti darò il beneficio del dubbio solo perché Dance si fida di te. Meno male. Se fai di testa tua e metti in pericolo i miei fratelli e sorelle, giuro che te ne pentirai. Allora? Hai voglia di fare l'eroe? Credimi, se io volessi spararvi, lo farei e tu non te ne accorgeresti. Tutto pronto. Bene, ascolta. Che ti piaccia o meno, quello di ripulire il Commonwealth rientra tra i nostri doveri più importanti. Chissà. Sai che novità? Mutanti, ghoul, sintetici. Gli abomini che qualche cervellone ha creato gingillandosi con giocattoli pericolosi. L'operazione è semplice. Io ti indico una zona bersaglio e tu la ripulisci dalla feccia che la occupa. Qui troverai tutti i dettagli. Torna solo a missione compiuta. Certo, fratello, Ad victoriam manca a te allora. Aelin, ma tu sei maga, per caso? Come fai a stare così? Scriba. Rhys continua a ignorarti? No, tranquilla, posso gestirlo. Posso gestirlo. Sappi che nessuno c'è mai riuscito. Ah, fidati Rhys che io posso. Per la confraternita. Non gli interessa altro. È la sua famiglia, tutto il suo mondo. Se qualcosa entra in questo mondo e si mette di mezzo, lui la sposta a forza. C'è qualcosa tra voi due? C'è qualcosa tra voi due. Quando mi sono arruolata, è stato Rhys a patrocinarmi. Mi ha presa in custodia, insegnandomi le basi. Oh. Pensavo che fra noi ci fosse qualcosa di... Sei la sua coai. Così gli ho chiesto se avesse qualche interesse nei miei confronti. Ha risposto che gli importava solo della confraternita d'acciaio. E che nella sua vita non c'era posto per altro. Che uomo testardo, ti capisco. Senti, io adesso avrei da fare. Se Rhys ti preoccupa, cerca di non farci caso. Vedrai che se ne farà una ragione. Ignoralo, allora, insomma. Ti preoccuparti del tuo primo incarico? Certo, dimmi pure. Posso occuparmene. Splendido. Ti spiego subito che cosa devi fare. Tra le finalità della confraternita c'è il recupero e la conservazione della tecnologia andata perduta in seguito al bombardamento. Ho un elenco di posti in cui sono presenti manufatti da recuperare. Chissà perché la cosa non mi sorprende. Ecco. Queste sono tutte le informazioni che ti servono per trovare il primo manufatto. Va bene, Aelin, grazie. Va bene, si va in ricognizione. Vediamo qual è la più vicina delle due. Allora, la prima missione è qua accanto. La seconda è... la Madonna, un po' lontana. Un po' più lontano non mi potevi mandare, Aelin? Ah, vabbè, ci facciamo una camminata almeno. Oh, cazzo!
Eccola! Meno male che io salto in alto, allora. La miseria! La miseria, che casino! Stavo dicendo la frase, meno male che io salto in alto. Chi è caduto in acqua? Quanto mi manca per salire di livello? Non molto. E al prossimo livello posso fare fanatico delle armi livello 3. E anche armaiolo. Ma non fabbro, per quello ci serve il livello 29. A questo ci penso io. Non mi sembra, Ada. Non mi sembra ci stia pensando tu. Ada, lo stai solo inseguendo. Ti vedo. Ada, tu hai un problema di fondo e l'abbiamo capito. Dovresti tornare a casa, sei inutile per ora. È ora che tu vada. Preferirei restare al suo fianco, ma obbedirò. Brava, torna a Sanctuary. Cavolo, se non riesci a combattere neanche con quelle, non so che cacchio farti fare. Una cassaforte e un baule chiusi. Non sono un problema. Eccone uno. Eccone due. Fantastica. Ora questo posto mi appartiene? Direi che dopo che avrò disattivato quelle trappole sarà un sì. Via questa e via questa. Scopriamolo subito. Questa ora è mia e quindi la ripulisco. Vieni qua, mantide albina. Nella nostra lunga scampagnata scopriremo tante belle cose. Ad esempio chi siamo, da dove veniamo e perché ovunque vada ci sono vampiri. Aspetta, ehi ehi ehi, tu stai buono. Stai buono là. Che troia, è esploso. Blu, non sento più il braccio. Tranquilla, ti curo io. L'ho coltellata. Non è... Merda, merda. Ma perché i vampiri c'hanno un cavolo di minigun? Aspetta. Dai, spaccagli la testa. Ecco fatto, così mi piaci. La miseria, ma quanti siete? Tranquilli che ora ci penso io. Mi spacco tutti quanti la faccia. Maledetti, state bene. Ma è un lupo. È un lupo ferale questo. Catroia, vi devasto a tutti. Ma il lupo ferale è bellissimo. Ma guarda che figo. Cavolo, avessi saputo che i vampiri apparivano lì, aspettavo un attimo per farlo esplodere questo. Avrei usato bene quell'esplosione. Ah, questa zona me la ricordo però. In questa zona avevo fatto una missione, me lo ricordo benissimo. Comunque mi fa ridere un pensiero di Fallout 4. Pensare che all'inizio questo gioco io neanche volevo continuarlo. Cioè, lo ammetto, prima di platinarlo e completarlo al 100%, con tutte le missioni secondarie, tutte le cose che ho acquistato, tutto quanto, io non gli avrei mai dato quella possibilità all'inizio. Perché non mi stava attirando. Madonna mia, è saltato in aria. Non avrei mai effettivamente pensato di dargli questa possibilità e addirittura di completarlo così in modo avanzato. All'inizio non mi piaceva, le meccaniche soprattutto erano troppo diverse dai soliti Fallout, era diverso Fallout 4. Ma ripensandoci, molti avranno avuto questo pensiero passando per esempio da Fallout 1 e 2 a Fallout New Vegas e il 3. Avranno pensato la stessa cosa che ho pensato io, solo che era simile ma diverso e non riuscivo a farmelo piacere all'inizio, era troppo per me. Poi col tempo mi ci sono abituato e il tempo ha fatto il suo corso. Aspetta, proviamo la nuova arma. Mamma mia! Ma io lo lascio a quest'arma il sanguinamento, altro che... Porca miseria! Ma lì... Quella, stai buono tu! Li scioglie! Guarda come drena la vita! E poi le 10 mm difficilmente finirò senza munizioni! Porca miseria! Avrei preferito evitare! Ma no. Occhi aperti. Il
granchioni potrebbero nascondersi ovunque. No, tranquillo, li abbiamo già fatti fuori. E questa cos'è? Sembra una torre d'osservazione. Ammetto di non ricordarmela questa torre. Sembra quasi una torre di Skyrim. Là in Woods. Ah. Ehi là? Solo colonni morti? Due colonni morti. Se trovo il terzo vinco un premio? Ad esempio un baule arduo? O perché no, una rivista? Sì. Sblocca definitivamente nuovi elementi decorativi negli insediamenti. Beh, grazie. Piper, tu... Ok, niente, scusami, volevo chiederti se riuscivi a scassinare, ma... Arriva! Ehi, 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 cosa fai? Scappi? Mamma mia, l'ho devastato. Mollami! Mollami! E lascia stare il mio cane, anche se era lui che ti teneva. E queste macchie di sangue? Oh, ma guarda. Pensavate di fregarmi, eh? Grazie delle granate, allora. Le macchie di sangue continuano. Dove mi porteranno? E a chi mi porteranno? Ammetto che questa torre veramente non me la... Non me la ricordo. Oh, un tizio è morto qui con una bella maglia. Chiave del baule. Grazie. Salvavita. Ah! Benissimo, ho allertato tutti. Ho attirato attenzioni che non dovevo. E c'è un leggendario. Qualcuno mi porti quel leggendario. Aspetta, c'è qualcosa. Ma va, Preston. Madonna mia. Eccolo. No. Alpha Dead Clofem. No, fammi entrare in sta casa. Ok. Dogmit è ferito. Lo so. Anche io tra due secondi sarò ferito. Anche tu lo sarai. Non scappare. Brutta idea inseguirla. Un Nightstalker leggendario. Porca puttana. Siamo compagnia. Tutte queste cose in una notte sola. Dov'è quello leggendario? Non lo vedo. Credo sia invisibile. È certo, un Nightstalker. Eccoci, ti ho trovato, maledetto. Il problema è che non lo vedo io. È presto, se ti metti in mezzo anche tu però. Ho finito le munizioni, benissimo. La mia frase di due minuti fa. Ecco qua. Di due minuti fa che difficilmente finirò le 10 munizioni. Le 10 mm è andata a farsi benedire. Sterminatore. Wow, che bello. Uno stealth boy masticato. Piper, stai bene? Molto meglio. Meno tanti male, dai. Pensano che rischiare la vita sia sinonimo di successo. Ah, da questo punto di vista, io sono una star. Lo so. E vediamo se questa chiave ne valsa la pena, allora. 102 tappi. Wow. Niente di eccezionale. Però, siete morti, a voi non servono. Ammetto che non mi aspettavo due Deadclaw così di colpo. Che sono riusciti a farmi finire tutte le munizioni del 10 mm. E ora ne ho 17. Devo tenerle molto da conto. Effettivamente è probabile che ci stiamo addentrando in una zona che è un po' più alta di livello. Però, bene o male, siamo preparati. Per adesso mi sa che è meglio usare un'arma melee. Effettivamente Preston non ha detto nulla della confraternita finora. Chissà cosa ne pensa. Non puoi andare in questa direzione? Lo dici tu. Te l'ho già detto e te lo ripeto. Io faccio il cazzo che mi pare. Voglio saltare questo dirupo? Salto questo dirupo. Voglio oltrepassare quella recinzione? Oltrepasserò quella recinzione. Ah, che bel tramonto però. Aspetta. Questa è la casina che ti porta a Far Harbor. Oh, dannazione, rispondete! Lo so che c'è qualcuno in ascolto. Dov'è? Dov'è mia figlia?
Kenji, per favore. Sì, sì, signor Nakano, provi, poi passo. Devi dormire un po'. Lei è la ah, ma certo, vuole che qualcuno l'ha presa. Mamma mia. Sono dei predoni, un zannero. Oh, un gattino. Vogliono che io vada a Far Harbor, ma certo. Lo scriba Eilen è un genio. E mi sono fatto tutta sta strada per cosa io? Signori Nakano, scusatemi, poi ci penso a vostra figlia, eh. Mi raccomando, tenete duro. Stupida scriba Eilen. Non andrò mica a Far Harbor per un suo capriccio io. Ho sentito ghoul di merda, Piper. Ehi là, c'è qualcuno qui? Ma buongiorno. E si così. Oh, sono salito di livello. Cosa sono sti rumori? Ah, degli iBot. Ma buongiorno. Il meccanista mi vuole morto, vedo, eh. Ma le dispiace stare lontano? Scusi? Mi scusi? Non voglio la sua compagnia. Maledetti robottini. Dopo essere andato a fare una missione per niente, non vedo l'ora proprio di scaldarmi. Madonna mia, che precisione, neanche sei arrivato. Dicevo, non vedo l'ora di scaldare un po' l'ambiente. Nuovo livello, siamo saliti di livello. E sai che cosa sceglierò io? Finalmente fanatico di armi. Oh, ma guarda, una trappola. Allora, chi devo uccidere qui? Chissà perché la risposta che fossero dei ghoul non mi sorprende. Quanti ne mancano? Solo uno? Buongiorno! Certo che voi zombie siete resistenti al fuoco, vedo. Non sanno mai quando è il momento di smettere. Tu dove l'hai trovata quell'arma? Scusami un attimo. Perché saccheggiate cadaveri quando io non ve lo chiedo? La cosa incredibile è che per ripulire tutto questo posto ho quasi finito tutto il carburante. La chiave della stazione, grazie. Chissà che cosa apre, probabilmente questa porta. Cos'è questa puzza? Cadaveri? Oh, una Quantum, ora sì che è una giornata buona. Ma tu sei ancora vivo? Ripeto, ancora vivo per poco. E stava mangiando Ted. Povero Ted. Non auguro a nessuno una morte simile. No, effettivamente no. Ma quante Quantum oggi? È una bella giornata, piena di opportunità. Vieni a prendermi un po'. Vengo a prendermene un po', tranquillo. Nervi saldi, ce la facciamo. Porca troia, vi sfondo il cranio con un altro cranio. Siete troppo deboli per sfidarmi. Puoi essere corazzato quanto vuoi, ma sei sempre... Preston! Preston! No! Perché sei passato? Io dovevo colpire questo! Ho lanciato nella strato... È mago, va bene, è mago, Preston. Per quanto possa servire, scusami per prima. Amico Rhys, ho completato la missione, sei contento? Spero che quella zona sia a posto. Hai voglia! Affermativo. Affermativo. Davvero? Forse non sei un peso morto come pensavo. Tu lo sei. Ora vai dal paladino Dance. Ha detto di avere una missione per te. Se hai voglia di affrontare un'altra operazione, sai dove trovarmi. Meno male, guarda, anche perché quella di Eilen non è fattibile. Dance, come va? Rieccoti. Ho un'altra missione per te, se ne hai voglia. Hai voglia? Dimmi pure. Dimmi che cosa ti serve. Va bene. Negli ultimi anni la confraternita ha inviato diverse squadre di ricognizione nel Commonwealth. L'ultima squadra è stata schierata 3 anni fa. Non ha mai fatto rapporto. Ufficialmente è stata data per... Lo sai benissimo anche tu che sono morti. Conoscevano i rischi. Conoscevano i rischi. Sì, come tutti noi. Ma la confraternita onora i soldati che compiono il proprio dovere fino in fondo.
È nostra responsabilità scoprire che cosa gli è successo, se possibile. Ovviamente! Da dove cominciamo? Da dove comincio? Il loro punto di inserimento era tra le colline intorno a Malden. Perlustra la zona e definisci uno schema di ricerca. Resta all'ascolto per eventuali richieste di soccorso. Tutte le squadre di ricognizione sono dotate di segnalatori di pericolo a corto raggio. Se capti un segnale, dovresti riuscire a risalire fino alla sua fonte. Ok, va bene. Altra missione di ricerca. A questo giro un pelo più importante, dai. Ah, va bene, Dance. Cosa non si fa per la confraternita, eh?